Tra l'altro, tra tutti i Latrix, che voglio dire, è appena uscito in Italia, sta arrivando adesso, è in preordine, quindi voglio dire, è un terminale di adesso e comunque con delle caratteristiche hardware di tutto rispetto, eh. Sì. Anche volendo andare a escludere la dock, che la dock è diciamo il surplus, però vedendolo come smartphone in sé è uno smartphone bello, con un gran display, un buon processore, cioè ha tutto quello che gli serve per essere lì, per combattersela con i grandi, eppure esce con... E oltretutto è stato il primo ad arrivare con quelle caratteristiche sul mercato. Esatto, esatto. Nel senso, è da febbraio che sul mercato americano. Sì. Cioè, il bootloader bloccato. Cioè, esatto. C'è stata praticamente una rivolta quando si è saputo che il Sensation aveva il bootloader bloccato, perché è il più grosso torto che puoi fare alla comunità Android. Ormai lo sanno tutti, è una cosa risaputa. La scelta di mercato di bloccare la possibilità di customizzarsi il telefono è una scelta che va controcorrente, contro tendenza e porta gli sfavori del pubblico. In un modo o nell'altro non c'è alternativa. Che poi ci sia l'utente che riesce a sbloccarlo, ma che ci riesce dopo 6 mesi dall'uscita del dispositivo, non ha senso. Perché il Nexus S praticamente... un mese prima che uscisse c'era già tutto disponibile, root, custom recovery, era già tutto pronto, ancora prima che arrivasse sugli scaffali, e sicuramente ha fatto il botto, ha svuotato gli scaffali nel giro di un giorno, hanno dovuto aspettare i rifornimenti, sono stati rivenduti di nuovo tutti e continua a vendere nonostante sia uscito a dicembre. Esatto, come è successo adesso di recente col mercato tablet, pensando al Transformer che ormai in ogni puntata ne parliamo. Sì, perché vabbè, non se ne può fare a meno. Però nel senso, risulta una chiave vincente il fatto di avere sia da una parte l'ultima release di Android, che anche far disporre la possibilità di sblocco, per cui alla fine si dà all'utenza, soprattutto la compatibilità con tutto quello che c'è sicuramente sul market, che così... Sì. Uno è più sicuro e soprattutto è quello che deve essere alla fine, nel senso che il market è a disposizione di tutti i terminali che, nonostante abbiano anche l'aggiornamento più vecchio, però che possano permettersi la prestazione migliore con l'aggiornamento più recente. Diciamo un confronto, è come è stato fatto il confronto del JIT fra Eclair e Froyo, sì, quando facevano vedere l'androidino che lo doppiava 6 o 7 volte alla fine. Scopro quello. Appunto, per cui alla fine è importante questa cosa qua, e soprattutto diciamo, andando un po' a chiudere la chiave di questa puntata, andare soprattutto ad analizzare quello che è il mercato per scegliere il dispositivo che attualmente non dico dispone dell'aggiornamento, ma è che è più in odore dell'aggiornamento oppure che ce l'abbia già presente. Si diceva Sensation è già presente il Gingerbread sopra e ha già da parte sua un aggiornamento in arrivo per lo sblocco del bootloader, per cui ben venga un produttore che se ne preoccupa. Invece per preoccuparsi di un prodotto, come si diceva prima, Atrix, non si sa neanche se arriva, quando non è stato dato neanche in odore la possibilità di avere Gingerbread. Però da quel lato lì apprezzo la scelta di Samsung, che il Galaxy S2 cos'è, un mese che è sui mercati, un mese e mezzo più o meno? Sì, scarsissimo, ecco. È da così poco che è sul mercato, che è in vendita, ha già annunciato che arriverà a breve l'aggiornamento alla 2.3.4 e per scelta ha dato un dispositivo a uno degli sviluppatori del gruppo, del team Cyanogen, perché sviluppino per quel dispositivo lì. Cioè, facendo così, secondo me, danno la possibilità e danno la voglia agli utenti di scommettere su quel terminale. Esatto. Il Sensation, dire daremo l'aggiornamento per sbloccare il bootloader, è sicuramente a livello di marketing una cosa notevole, però intanto lo vendi col bootloader bloccato. E finché non arriva, rimane bloccato. Bloccato. E rimane il discorso di Motorola, cioè che senso ha sbloccarlo dopo 6 mesi, quando ormai ai tempi che siamo adesso, per come vanno le cose, tra 6 mesi il terminale è vecchio. Esatto.
E questo per la serie ci fa due volte il giro a confronto un Nexus S sbloccato o un Galaxy S sbloccato che c'ha sopra un acciano dell'ultimo grido che magari c'ha pure l'overclock, per Esatto. dimostrazione del fatto che ha l'ultimo 2.3.4 più una customizzazione tale da far vedere tutto. Sì. Per cui è da considerare tutto quindi alla fine. Io rimango sempre dell'idea che la bellezza del mondo Android è la libertà. Ma la libertà sta sia nell'essere supportato, quindi nell'avere la possibilità di aggiornare continuamente il proprio terminale e avere un terminale che hai comprato un anno fa, ma che fa le stesse cose di uno che hai comprato adesso, le fa magari più lento perché l'hardware non è allo stesso modo, con lo schermo più piccolo, tutto quello che vuoi, però continua a poter utilizzare le applicazioni, continua a poter utilizzare tutte le novità che arrivano all'interno di questo ecosistema che è Android. E la possibilità ad uno come me, che non si accontenta, come me per esempio, che non si accontenta di avere la classica interfaccia proprietaria di Samsung, che di volersi fare una cosa o l'altra, l'overclock, questo e quell'altro, di avere di che smanettare per 6, 7, 8, 9, 10 mesi. Questa è la bellezza. Io vedo tutti questi amici con l'iPhone che hanno tutti più o meno la stessa schermata uguale, che girano la pagina con le icone che cambiano, che si muovono di quelli da più o meno nello stesso modo, io pensare di rimanere 3 giorni con la stessa schermata divento matto. Sì, che poi magari adesso non so se è il caso dei tuoi amici, però appena uno vede con l'iPhone, neanche forse avrà cambiato lo sfondo con Esatto, le goccioline. esatto. Io divento pazzo. Io se ho lo stesso orologio per più di 2 giorni su desktop non va bene, quindi devo cambiare. E parlo solo dell'orologio per non parlare di ROM e quant'altro. La bellezza del mondo Android è quella. E grazie a Samsung, in un modo o nell'altro, ufficialmente o meno ufficialmente, io adesso sul Galaxy S comunque ho la possibilità di usare quotidianamente un aggiornamento che fino adesso l'ha ricevuto il Nexus S, perché c'è uscito con quello praticamente, se no. Sì. Voglio dire, siamo lì. Quindi anche per ricapitolare, attualmente mettiamola così, sul mercato con Gingerbread, per cui da una parte il discorso abbiamo in generale detto di chi più o meno è in odore o comunque pensa di poterlo ricevere, pensare più o meno di dire quali sono quelli che ce l'hanno effettivamente adesso sul mercato. A parte adesso la notizia che dicevo poco, ci raccontavamo poco fa, il fatto che dovrebbe uscire il Sony Ericsson Neo, Xperia Neo, che quello lì dovrebbe uscire già con 2.3.4 secondo le ultime indiscrezioni. Però lì c'è stato un problema di ritardo anche a causa della centrale atomica laggiù, per cui lì sono altri problemi del ritardo, non di firmware, non di ottimizzazione. Decisamente più Quindi, grossi. decisamente più grossi. E quindi attualmente sul mercato con Ginger abbiamo detto già Sensation, poi Desire, se non ricordo mai Desire S intendo, Sì. Incredible S pure, che loro oltretutto, soprattutto Incredible S, se non ricordo male, si è detto che anche quello aveva ricevuto subito un aggiornamento dopo il rilascio dello stesso terminale, se non ricordo. Sì, gli è uscito l'aggiornamento, mi sembra, qualche settimana dopo. Esatto. E quindi poi abbiamo Galaxy S2, l'abbiamo citato prima. Qualche Galaxy S, anche se non ancora tutti ufficialmente. Sì, e poi dovrebbe riuscire ad arrivare l'aggiornamento a Gingerbread, si diceva anche a LG Optimus One, Sì, è dovrebbe arrivare, il però 2 si spera entro fine estate a sto punto, anche perché se le voci cominciano a dire autunno, però. Ma. sì, bisogna vedere chi risponde, se ha uno più o meno disperato. Ma il discorso, perché poi dipende sempre da dove arrivano le voci. Su Twitter l'altro giorno dicevano entro l'estate. Entro l'estate può essere l'inizio, la fine dell'estate, non si sa comunque. Poi se non ricordo male, e da qualche, comunque poi metteremo il link sotto il podcast, comunque, dovrebbero riuscire ad arrivare gli aggiornamenti a Gingerbread anche a terminali della serie Galaxy che non sono l'S, se non ricordo male. Assolutamente, anzi qualcuno sta già arrivando per i Galaxy Spica, per qualcosa già sta uscendo adesso, ovviamente non ancora in modo ufficiale, però il fatto che comunque escano le ROM lì, che devo dire che dalla casa madre ci si sta lavorando.
Invece, giusto a cameo finale, ricordare che stanno uscendo dei primi aggiornamenti per Eidos, non a Gingerbread, comunque l'ultima release di Froyo, però da quello che si era letto escono prima in Sudafrica. Particolare come cosa, giusto per dire che nonostante stiamo parlando di terminali di alta gamma, ci sono terminali di ultra bassa gamma che hanno avuto successo di mercato. Questo è uno dei motivi per cui probabilmente c'è stato l'investimento nell'aggiornamento, che oltre a offrire il nuovo aggiornamento di Android, offrono anche lo sblocco del multitouch, che una volta ci avevi descritto che era possibile attraverso una ROM. Che tanto funziona veramente bene, è incredibile questa cosa, guarda, mi ha colpito. Sai, su un terminale così riuscire a fare... È stato un successo questo terminale, perché per la cifra che veniva venduto in Italia ne hanno venduto una marea. Sì. E sotto Natale hanno fatto il botto. Sì. È stato un regalo ben fatto, diciamo. Ce l'ho anche io, nel senso, è uno dei miei terminali e adesso è diventato il mio hotspot portatile per il Transformer. Però è veramente incredibile quello che riesce a fare. Fa tutto quello che fa il Galaxy. Sì, solo in scala. In scala ridotta. Sì, veramente eccezionale. Ho i tre formati, Tab, Galaxy S e Eidos. Io ho solamente il Nexus, per cui ho solamente un taglio, a parte quelli che sono ancora lì che sto testando. Beh, comunque è un bel taglio, dai, non ti puoi lamentare. Sì. 4 pollici, quelli sono. Benissimo. Quindi, avendo detto questo, per ricordare in generale cosa c'è lì che più o meno si aggiorna, che ha già Gingerbread, vi lanciamo un saluto e in generale speriamo di riuscire a mantenere più o meno la cadenza settimanale, ci abbiamo fatto per un paio di volte, speriamo di mantenerla seriamente. E nel senso darci un giorno, sì, dai, ci mettiamo di impegno e vi salutiamo e ricordiamo come il burger, almeno di seguirci sul blog, non so quanto di scioccone. Ciao a tutti da Alessandro e da Matteo, alla prossima, ciao.